formazione musicale, io praticamente sono un autodidatta per la composizione. Ho studiato in conservatorio, mi sono diplomato in composizione, direzione di coro, però composizione, specialmente un tempo, si studiava fondamentalmente le regole della composizione antica, cioè in qualche modo fare degli artefatti, costruire degli artefatti su degli stili del passato, quindi in qualche modo una scuola un po', come dire, gentiliana, cioè allenarsi per riprodurre qualche cosa che è passato. Quindi dal punto di vista strettamente compositivo penso di essere un autodidatta. Poi ovviamente, come tutti, ho studiato solfeggio, storia della musica, sono tutte le materie che abbiamo, tutti noi abbiamo fatto in conservatorio, però dal punto di vista della composizione sono assolutamente autodidatta. Ho iniziato a scrivere, sono iscritto in conservatorio tardi, a 15 anni, quindi ero uno grande, che a 15 anni non puoi fare certamente il pianista o comunque lo strumentista. Però ho iniziato immediatamente a comporre. Il primo pezzo che ho scritto non avevo neanche la licenza di solfeggio ancora, non allineavo neanche bene le note ed era una cantata per quattro strumenti a fiato e coro su testo mio, quindi ed ero decisamente piccolo. Una cosa, se vogliamo, anche ingenua, però avevo subito molto più voglia di comporre che di suonare. Quindi in qualche modo, anche se ho iniziato da organista, piano piano mi sono indirizzato verso la composizione e la direzione, ecco. Poi ho studiato il primo diploma in direzione di coro, l'ho preso a Roma, a Santa Cecilia, e a Sassari mi sono diplomato in composizione, Quali erano i tuoi maestri di riferimento in questo periodo? ecco. Ma allora, i maestri nel senso di compositori, Sì. e allora quando si è in qualche modo non si è guidati e si fa da soli, è chiaro che si tende a essere un po' onnivori, che so, quindi magari quando avevo 16 anni mi sono innamorato del Carmina Burana di Karl Orff, ma prima ascoltavo rock progressive e quindi i riferimenti erano altri. E poi ho scoperto la musica antica, prima di tutto, e la musica contemporanea. Quindi in qualche modo tutti i miei grandi amori sono polarizzati in realtà tra la musica del passato remoto e la musica contemporanea. Quindi io prendo, che so, ti posso nominare dal passato Gesualdo da Venosa, Monteverdi, che per me sono dei riferimenti assoluti, ovviamente Bach, ma la musica moderna, io riconosco per esempio maestri assoluti come Webern, Stravinsky, Schoenberg, e per andare più ai nostri giorni, Sciarrino, Donatoni, di cui ho frequentato i corsi di composizione all'Accademia Chigiana, per esempio. Ho frequentato anche i corsi con Ennio Morricone di musica da film, però fondamentalmente più per curiosità mia, per bisogno onnivore di imparare che per altro, ecco. Però Ligeti, tra i compositori, diciamo, del recentissimo passato. Anche ieri ho riascoltato il concerto per pianoforte per violino, sono capolavori straordinari. Ecco, secondo me è un maestro che sta molto nelle mie corde, per esempio. Bene, parlaci un po' del tuo linguaggio musicale, quindi sicuramente da quello che mi sembra di capire che è influenzato un po' da tanti, tanti generi che sono stati alla base della tua formazione, quello che poi ritrovi messo nella tua musica. Sì, beh, ma questo è esattamente proprio quello, cioè il fatto di avere comunque un substrato estremamente eterogeneo non può non influenzare la tua musica, questo è chiaro. E devo dire che in effetti, in un primo momento, sono stato molto influenzato dall'idea, come dire, di purezza assoluta, di coerenza del linguaggio, che era una cosa che era molto presente nelle avanguardie post-weberniane. Questa è l'idea con cui dovesse costruire una corazza assoluta e uniforme che giustificasse qualunque cosa del proprio linguaggio. Col tempo, in un certo senso, ho ammorbidito da questo punto di vista le mie posizioni e non penso di averlo fatto soltanto io, perché in realtà la musica contemporanea ha degli aspetti talmente multiformi, talmente eterogenei, ci si nutre di talmente tante cose, che è quasi inevitabile che nel proprio linguaggio facciano parte delle cose totalmente diverse.
alte, basse, medie, che vengono dal tuo substrato, dal tuo passato, dal tuo immaginario, da quello che ascolti, da quello che conosci o che non conosci più, o anche da quello che intuisci. Quindi in questo momento io dico che una radice assolutamente presente, che ho cercato di avere sempre presente nella mia musica che scrivo recentemente, diciamo da 10-15 anni a questa parte, è sicuramente la musica di tradizione orale della Sardegna. Quello penso che sia uguale un po' per chiunque scriva musica, avere un rapporto con le tradizioni della propria terra. Da compositore sardo e da noi compositori sardi, che abbiamo un po' la fortuna di vivere in una terra che stranamente al giorno d'oggi ha mantenuto un forte rapporto con la musica di tradizione orale, non posso non pensare che sia un tesoro di cui si debba assolutamente approfittare. Quindi, mentre prima era una musica che praticamente mettevo da parte, apprezzavo così, in modo così, un po' nostalgico, un po' come dire, un po' folclorico, un po' vedere, un sguardo un po' superficiale. Ho iniziato veramente a studiarla soltanto da 10-15 anni in modo approfondito e ne ho scoperto le risorse incredibili e anche i tecnicismi molto più raffinati di quello che si tende invece a voler attribuire, per esempio, normalmente alla musica tradizionale, una musica bella, però primitiva, però in qualche modo fatta da persone che non conoscono la musica, di persone sì, bravi, però è comunque una musica di un basso livello, fate invece una musica che ha delle raffinatezze degne assolutamente della musica colta, anche perché all'interno della musica di tradizione orale c'è una musica popolare e c'è una musica colta, cioè ci sono dei diversi livelli che gli esecutori di musica di tradizione orale loro sentono. E quindi col tempo penso che si impari anche ad apprezzare queste diverse tipologie di livelli, ecco. Hai parlato di Ligeti, lui proprio negli ultimi 20 anni della sua vita diceva che secondo lui il futuro della musica stava proprio nella ricerca della musica popolare, lo studio della musica popolare che per lui è stato poi un manifesto perché il concerto per violino che nel tempo lento utilizza la melodia popolare ungherese, che lui utilizzò anche in musica ricercata, nel concerto del pianoforte, negli studi e poi negli ultimi lavori utilizza. Vengono gli studi che lui ha fatto sulla musica del Sud Sahara, dei ritmi dei Caraibi, ecco. Bene, quindi è già Ah, ma infatti tutti i compositori di scuola, chiamiamola balcanica, russa, diciamo del nazionalismo russo, a parte diciamo, gli aspetti ottocenteschi, che la cosa ancora è in luce, poi quando andiamo nel Novecento, loro hanno intuito prima di tutti il tesoro che c'era all'interno della musica di tradizione di quelle parti, l'uso per esempio delle rapporti scalari differenti da quelli occidentali, l'uso della ritmica, l'uso delle melodie che erano ancora vive nella loro terra. Tutto quanto questo repertorio l'hanno sfruttato molto prima di noi. E Ligeti, infatti, giustamente, come dicevi tu, ha per primo intuito queste cose, fino ad arrivare a compositori come lo stesso Bartok oppure Stravinsky, che in qualche modo la tradizione orale se la sono anche inventata, cioè nel momento in cui possedevano in qualche modo i riferimenti intervallari, scalari, eccetera, alcune di queste le sono assolutamente inventate di sana pianta, a volte spacciando per musica tradizionale, a volte semplicemente dicendo che era una cosa fatta in stile, nello stile della loro terra, ma senza aver la pretesa di fare ricerca etnomusicologica, che è un'altra cosa, semplicemente musica, però che è basata su una cultura che loro avevano ben presente cosa fosse. Certo, rientriamoci allora un po' più nello specifico nella Sardegna. Tu hai lavorato, ecco, anche a contatto con Franco Opa, hai conosciuto, diciamo, la scuola che è nata intorno a lui e che forse è stato il primo a studiare seriamente con la musica popolare della Sardegna. Vuoi parlarci un po' di lui, di questo rapporto anche tuo personale invece con il materiale popolare della Sardegna? Sì. Allora, Franco Oppo, io l'ho conosciuto, ci siamo conosciuti in vari rapporti, ma soprattutto in realtà più come esecutore, perché io ho diretto varie volte al Festival Spazio Musico, mi aveva invitato, ma non ho mai seguito sue lezioni. C'era, insomma, una stima reciproca, però
in realtà non sono mai stato suo alunno direttamente, però ovviamente ho seguito attentamente i suoi lavori e ho rapporto soprattutto con i suoi alunni, con la sua scuola. E in effetti per noi è un maestro, per noi è stata proprio una strada, perché è passato in qualche modo da utilizzare la musica tradizionale della Sardegna, diciamo come esempio, come stampone, così come pura struttura esterna per ragionarci in modo occidentale, al dover invece entrare nella logica di strutturazione del materiale etnico, che è una cosa decisamente molto più interessante. È questo tipo di mentalità che io ho preso assolutamente da Franco. La mia musica non assomiglia assolutamente alla sua, però certe logiche sì. Per esempio, io penso che la cosa più difficile, però anche più interessante, è vedere un pochettino, prendersi per esempio un ballo per la Unedas e provare un po' a scoprire qual è la logica che c'è dietro le modifiche delle varie Nodas. Quindi non solo le Nodas che tutti conosciamo come strutture ritmico-melodiche che si alternano nella composizione modulare di un ballo, ma vedere un po' tutte le ricorrenze intervallari, le variazioni ritmiche, il modo con cui queste ritornano. Ci sono dei suonatori, dei grandi suonatori come Fisio Melis, che fa delle varianti e fa delle sovrapposizioni, dei ritorni, delle inversioni di Nodas che sono incredibili. Sembra, io lo nomino esagerando un po', come se fosse veramente un Bach delle Ranedas. Lui era veramente una persona di un ingegno particolare, ma lui compie delle operazioni nei suoi balli professionali che sono tipici della musica colta. Probabilmente lo fa inconsapevolmente, perché che si sappia lui non aveva mai studiato musica, però lui per esempio possiede assolutamente dei meccanismi che dà una coerenza ai suoi balli che nessun altro dei suoi contemporanei aveva, perché aveva già in sé un'idea di forma e di trasmissione di questa forma assolutamente da musicista colto. Non vuole essere musica colta, vuol dire un grado più elevato, semplicemente usa delle logiche che è strano che siano tipiche della musica del tradizionale orale. Quindi le cose che lui scrive, che Fisio Melis, che poi riporta Andreas Benson, che ha registrato dalle sue registrazioni dal vivo, sono assolutamente straordinarie. Straordinarie proprio come qualità musicale. Quindi entrare nella logica di questi grandi suonatori della Unedas, per esempio, oppure nella grande tradizione dei nostri Concordu, a Castelsardo, di Santo Lussurgio, delle grandi tradizioni del Venerdì Santo, vuol dire veramente entrare in logiche che sono al di fuori della musica tradizionale occidentale, che è basata su certe successioni armoniche, su certe successioni scalari, su certe logiche ritmiche, per entrare in un altro mondo. Ecco, secondo me, abbeverarsi da questo mondo è veramente una grande ricchezza. Una grande ricchezza perché puoi utilizzare un materiale che risulta originale, perché noi in qualche modo, noi imbevuti di musica occidentale, abbiamo delle forme mentali che in qualche modo sempre in quella direzione vanno, e in qualche modo avere a che fare con un materiale che invece ti porta verso altre direzioni estetiche. Non stiamo parlando di mode o di qualcosa di superficiale, è assolutamente arricchente. Quindi ecco, il mio rapporto alla musica della Sardegna è di riuscire non a utilizzare il temino e ne faccio una cosa che poi miglioro con la mia musica occidentale, ma è esattamente il contrario. Io la mia musica occidentale e cerco di usare almeno le logiche della musica tradizionale orale per migliorare la mia musica occidentale, okay. Semplificando in modo estremamente, però ecco, cerco di trasferire le logiche. Non assomiglia a quello che io scrivo, a meno che non ci sia proprio la citazione esplicita della musica tradizionale. Però ormai mi accorgo che tutto quanto, qualunque cosa io scrivo, anche diversissima, è profondamente influenzato dalle logiche della musica tradizionale della Sardegna. Beh, era molto interessante come pensiero, è modernissimo. A proposito di Nodas, è il titolo che del Nodas 14, il brano che ho eseguito e che troveremo a breve in questa seconda pubblicazione a Tutti Record, che ho eseguito insieme a Paolo Pastorino, quindi il pianoforte e Live Electronics. Ci vuoi parlare di questo brano che sarà presente nella raccolta
E poi del progetto Nodas, che è questo grande progetto che portiamo avanti da un po' di tempo. Sì, perché in realtà il Nodas è nato in realtà da un numero uno, che era un pezzo per quartetto di sax, che nella mia testa io in realtà volevo scrivere un pezzo che riproducesse semplicemente la logica della musica per la Nodas. È stato il primo pezzo, quindi c'era una citazione esplicita nel titolo della musica per la Nodas, e volevo utilizzare degli strumenti che in qualche modo riproducessero, suggerissero il suono per la Nodas. Quindi il quartetto per sax di sax, che in qualche modo aveva questo aspetto dato dalle ance, singole, però che si prestavano al tipo più di scrittura della Nodas, vuole scrivere un pezzo del genere. È stata la prima volta che mi sono posto il problema di studiare attentamente la musica per la Nodas. E ne è venuto questo pezzo che era piaciuto molto, è stato registrato, è stato edito, eccetera, e mi è venuto in te, e là è venuto in qualche modo spontaneo di scrivere un secondo pezzo che aveva le stesse logiche per ensemble completamente diversi, perché praticamente sono arrivato al numero 18 delle Nodas e ognuno ha un organico totalmente differente, ma senza all'inizio un progetto ben preciso, però erano brani che avevano quelle logiche di cui ti parlavo, strettamente legate alla logica delle Nodas per la Nodas, che venivano però riprodotte secondo dei sistemi diversi. Qui sono arrivato fino alle Nodas 15, la Nodas 16 è l'opera che ho scritto. Ore buio chiedete è una grande opera lirica che dura un'ora e un quarto, e la sfida è stata utilizzare le logiche di un ballo professionale per la Nodas su un'opera a cui rispondono tutti, cantanti, cori, 15 strumenti, ed è tutto costruito secondo il sistema delle Nodas. Di fatto è un grande ballo per la Nodas, ma non era così infrequente che un abile suonatore per la Nodas potesse suonare per un'ora, un'ora e mezza in una grande festa campestre. Era normale, erano persone che i suonatori professionisti erano in grado di elaborare queste loro strutture per costruire queste strutture molto più grandi a cui i ballerini si adeguavano. Quindi in qualche modo la sfida è stata questa. Poi, infatti, anche se c'è un titolo, di fatto Ore buio chiedete sarebbe Nodas 16. E ho scritto poi altri due brani nella stessa logica fino a Nodas 18, che è l'ultimo pezzo che ho fatto da poco. Nodas 14 in particolare, siccome hanno degli organici mobili, è un pezzo che per pianoforte e live electronics. Pianoforte e live electronics che praticamente ho concepito insieme all'amico e collega Walter Cianciusi, che è stato il primo esecutore con live electronics, perché le caratteristiche di tutti i brani Nodas sono due fondamentalmente. Una è questa derivazione dalla musica tradizionale orale e l'utilizzo della logica per strutture delle Nodas e delle Nomedas. L'altra è che almeno un esecutore debba avere delle parti di intervento aleatorio, cioè in qualche modo che l'esecutore partecipi personalmente alla co-creazione del brano, quindi hanno comunque delle zone di intervento scelte dall'esecutore, che possono essere modificare la struttura, quindi per esempio dei box in cui possa intervenire in certe maniere, oppure delle varianti, o come in caso del Nodas 14, delle zone di intervento in cui fondamentalmente l'esecutore Live Electronics interviene come meglio crede sul materiale che invece che il pianoforte, che il pianista, che invece è totalmente scritto. Bene. Al di là invece mi viene da chiederti, al di là della musica popolare, visto che siamo un sesto piano e vediamo un paesaggio incredibile della città di Sassari, ti ispira diciamo il tuo lavoro con la Sardegna al di là della musica popolare? Guarda, io penso che lo faccia, però Non lo fa consapevolmente, cioè non tendo a essere, per esempio, diciamo un autore che ha delle ispirazioni, come dire, fisiche, percettive. Quindi non è che mi ispiri un paesaggio, quello che mangio, o quello che ascolto, quello che sento. Cioè è roba che io introito, digerisco, però non lo faccio consapevolmente. L'unico grado di ispirazione, e questo proprio legato alla musica tradizionale, però penso che siano ispirazioni tutte di natura, come dire, più intellettuale, intellettiva, più che fisica. Poi, se ti devo rispondere, ti dico, è ovvio,
l'uomo è veramente ciò che mangia. Quindi penso che qualunque cosa che noi facciamo, che noi buttiamo dentro, che noi beviamo, che noi mangiamo, che noi ammiriamo, adesso sta arrivando il tramonto, l'ora del tramonto, ecco, non può tutto quanto questo non influenzarti, assolutamente. Però io ricordo da questo punto di vista, una volta che avevamo proprio chiamato Sciarrino, che aveva tenuto una conferenza molto interessante a Sassari, i primi tempi di Laborintos, e a un certo punto un signore, dopo ti dico chi era, non lo voglio dire qui in intervista, un po' indignato dalla sua musica, gli ho detto: ma lei che cosa ha mangiato per scrivere una musica del genere? E lui aveva risposto, diceva: guardi che la mia musica non trasmette ciò che mangio, oppure se ho dormito male o bene, oppure se sono di cattivo umore o di buon umore. Dice, è un tipo di elaborazione che è indipendente da quello che io provo, io penso. È una cosa del genere molto simile, diceva anche Stravinsky, in realtà. Quindi, e su questa cosa io credo abbastanza. Quindi io penso che uno non venga influenzato direttamente. E penso che sia un processo molto più sottile. Però non mi verrebbe mai in mente di scrivere, per esempio, un pezzo sul paesaggio. Lo potrei anche fare, ci potremmo pensare, però non è una cosa sinceramente che mi influenza direttamente. Hai citato Laborintos, quindi questa domanda è ovvia. Parlaci un po' di questa realtà sassarese importantissima per la nostra terra e anche poi dell'opera omonima di citazione da Berio, immagino. Sì, perché allora Laborintos è un'associazione che ormai ha compiuto 35 anni, perché è nata nell'87, per un gruppo di musicisti, artisti, appassionati di musica che in qualche modo volevano... Eravamo studenti del conservatorio, fondamentalmente, un po' tutti, o almeno in buona parte. Però in qualche modo volevamo trovare nuovi modi di fruizione della musica e nuove strade in un ambiente che la salsa di 35 anni era comunque in qualche modo codificata secondo certe strade, secondo la musica classica era quella tradizionale, era quella che in qualche modo era legata ai soliti standard. Musica contemporanea non se ne parlava per niente. Però in qualche modo abbiamo voluto dare in qualche modo una spinta che fosse sia nell'uso di nuovi repertori, sia sul modalità di fruizione. Ecco, quindi per esempio la musica da camera, il concerto aperitivo, la musica da camera fatta veramente a contatto col pubblico, oppure per esempio la trasversalità artistica, quindi le collaborazioni con poeti, con artisti, un progetto per esempio come I Voli di Icaro, in cui poeti e artisti di teatro, danzatori hanno collaborato per un grande progetto multiculturale artistico, oppure i concerti itineranti per varie zone, oppure la riscoperta di certe strutture, certi paesaggi urbani o di certe diremmo adesso location, tutte cose che adesso si fanno, però all'epoca a Sassari non le faceva nessuno, quindi noi prima un po' veramente con pochi soldi, poi piano piano riuscendo a trovare qualche contributo, un po' di credibilità e un po' anche di collaborazione con altre associazioni, abbiamo fatto tantissimi progetti. Per quanto riguarda il nome, non a caso quando pensavamo di sceglierci noi, ma come ci chiamiamo? Accademia del Pisello? Alla fine, quindi, ho detto, ma non mi ricordo chi avesse proposto, cosa dite Laborintos, da Laborintos 2 di Berio? Perché più che l'affinità con la musica di Berio, che pure per me, non l'ho citato prima, è uno dei grandi, anche se non è morto da qualche anno, però per me è uno dei grandi della musica contemporanea. Perché Berio, in qualche modo, con questo suo modo, come dire, vorace, di nutrirsi di cose così diverse, di mettere nella sua musica, di essere spiazzante nel modo di collegare gruppi, ensemble e musiche e suggestioni così diverse, secondo noi rappresentava quest'idea nostra di fare delle cose diversissime tra di loro, unite da questa idea di comunicare senza confini, sia musica che spazi d'arte molto differenti tra loro. Quindi dicono, ma cosa dite, Laborintos? Sì, può andare, poi ci pensiamo, se troviamo un altro nome.
come tutte le cose provvisorie, è diventato il nome definitivo. E quindi Associazione Laborintus è un nome provvisorio che esiste da 35 anni ormai, Con te pure. ecco. Ci salutiamo poi con una domanda che faccio un po' a tutti, che è come vedi il futuro della musica? Ma allora, guarda, la musica, allora, la penso come chi dice che la musica non avrà mai fine, ci sarà sempre un'esigenza fisica, un bisogno di farla e ascoltarla. Ecco, purtroppo io penso che adesso che quello di ascoltarla esisterà sempre ed è stabile. C'è molto meno purtroppo il bisogno di farla, perché tutta la musica riprodotta, purtroppo, la facilità con cui si riproduce la musica ha in qualche modo anestetizzato questa facoltà, un po' come se noi avessimo questa sedia dotata di motorini elettrici che fosse in grado di trasportarmi dappertutto, dal bagno alla cima di una montagna, a farmi fare il bagno al mare. Io alla fine penso che perderei l'uso dalle gambe. Nel senso, magari non io personalmente, ma tanta gente la perderebbe, perché scoprirebbe quanto è comodo stare seduti la sedia che ti porta dappertutto. Non è che quando sono stato, io ho passato un anno in sedia a rotelle e dopo un anno ti accorgi che tutto sommato è comodo stare seduti con le ruote, qualcuno che ti spingeva. E quando non sapevo se mi sarei rialzato o meno, se avrei preso a camminare, mi dicevo, ah, tutto sommato, riuscivo a fare tutto, mi alzavo a forza di braccia e ho scoperto cos'è la pigrizia. Il fatto di avere qualche cosa che ti aiuti a fare. Ecco, per la musica è successa una cosa del genere. Pensa che ho scoperto da poco che la primissima registrazione che è stata fatta, che era, perché intanto le ritrovo, una registrazione fatta su filo d'argento, mi sembra, in America, non mi ricordo se negli anni 70-80 dell'Ottocento, in questi primissimi esperimenti, hanno registrato un tizio che suonava il violino, una canzone popolare americana e un pianoforte, pianoforte e violino, ma tipo un minuto di musica. Quindi avevano chiamato questo suonatore a suonare, per registrare questa cosa, e subito dopo gli hanno fatto riascoltare con questa apparecchiatura, che stiamo parlando di pre-Edison. Lui ha ascoltato questa cosa, è rimasto sbalordito e il primo commento è stato: ma vi rendete conto quanta brutta musica si riuscirà a registrare adesso? Cioè, tu immagina un po' che la prima cosa che gli è venuta in mente al musicista non è stato, ah, che bella sta cosa, chissà quanta bella musica. No, è stato, chissà quanta brutta musica registreremo. E ha avuto ragione. Secondo me è proprio quello il problema, è che ci sta seppellendo tanta di quella brutta musica che nel momento in cui noi non la facciamo e non ne percepiamo il valore, finiamo per passivamente accettare soprattutto la brutta musica. Ringrazio. Grazie a te.